L'associazione Forum Diritti Lavoro ha presentato un esposto al servizio ispettivo del Ministero in merito al lavoro volontario in Expo 2015, che mascherebbe nei fatti la mera prestazione di lavoro subordinato. Benché frutto di un accordo firmato a CGIL e CISL UIL, come stabilito nella sentenza della Cassazione del 2008, non è sufficiente il nome giuridico di volontario per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro. La legge del 91 sul volontariato non consente, così come è scritta, questo tipo di attività gratuita, in particolar modo a favore di una SPA. A nostro avviso questo rientra in un ambito di rottamazione del diritto del lavoro. L'attuale Presidente del Consiglio il 20 febbraio ha annunciato agli italiani che abbiamo rottamato l'articolo 18. Con questo accordo l'impressione è che si tenti di rottamare l'articolo 36 della Costituzione, che tuttora prevede che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e tale da assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La McDonald's, Coca-Cola, China Corporate, United Pavilion, New Holland Agriculture e poi ci sono ulteriormente come partner FCA, la vecchia Fiat, e nell'Intesa San Paolo, Team, Eitad, Finmeccanica, Coop, Manpower, c'è tutto il sistema imprenditoriale e grandi multinazionali, tutte le grandi multinazionali dell'alimentazione sponsorizzano e quindi fanno affari con questa. Quindi pensare di presentare questa come se fosse l'associazione delle dame caritatevoli a cui si chiede di dare una mano per aiutare i poveri è un'autentica vergogna. Il primo passo è questo, perché l'ente istituzionalmente preposto alla verifica della regolarità nell'applicazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro individuale sono i servizi ispettivi che dipendono dalle direzioni territoriali del lavoro. Poi i lavoratori potranno anche prendere l'iniziativa di svolgere azioni individuali, però questo è un fatto successivo, è a posteriori, mentre il pregio della direzione territoriale del lavoro è che può intervenire preventivamente per la regolarizzazione di tutti quanti i rapporti di lavoro e non soltanto dei singoli che si possano attivare. Ma ci riserviamo di fare ulteriori interventi perché è utile che a questo punto si metta il naso in che cosa sono queste le organizzazioni di lavoro volontario. Sono organizzazioni di lavoro volontario o sono organizzazioni di caporalato? Quindi noi abbiamo fatto questo esposto, ci auguriamo, abbiamo sollecitato che ci sia un intervento rapido dell'Ispettorato del Lavoro. Naturalmente non ci fermeremo qui, perché se passa il principio che basta che un'azienda che fa una fiera non deve più assumere e può prenderseli volontari, dilaga l'idea del lavoro non retribuito. È bene ricordare che la sostanza del ragionamento su cui noi ci basiamo è questa: l'Expo non è un'associazione benefica, l'Expo è una società per azioni che lavora per il profitto, per i guadagni, sia suoi, sia anche alcuni illegittimi come si è visto, ma sia anche per i guadagni delle grandi aziende del paese, quindi è una gigantesca organizzazione per il profitto. E allora se si lavora per il profitto si deve essere pagati, non si può fare volontari lavoro per il profitto, solo nelle dittature o con la schiavitù si lavora volontari per il profitto.